Hola Luciadores, ben ritrovati dal vostro Silver e dal nostro impavido Silverius. Ben ritrovati, sì, ma piccola postilla come sempre prima di iniziare. Mentre registro ci sono tipo 40.000 gradi e niente, vi chiedo scusa sempre per il rumore del ventilatore di sottofondo, ma non si può fare altrimenti. E ogni tanto può darsi che farò pausa a quetta perché si muore. Niente, sì, solo che io non respono. Andiamo a vedere cosa ci aspetta e vedo roba brutta lì. Cosa? Un dungeon con due grazie. Oddio, no, queste non sono due grazie. Sono confuso. Aspetta. Allora, noi arrivavamo da su. Giusto? Ah no, noi siamo entrati da lì, dallo schifo, mi sono già perso, pensa un po' te come stiamo messi. No, no, è da qui che dobbiamo cominciare. Giustamente, essendo spawnati noi. Allora, andiamo a vedere cosa ci attende, perché qui. Io di voi mi fido poco. E mi è stato anche detto che a uno dei due puzzicchia nei piedi. Però purtroppo non ci è dato sapere a quale dei due individui. Abbiamo delle ceneri un po' petulanti e cosa è spawnato? Altri. Ah, ok, no, devo andare a cercare il negromante che vuoi vedere che magari è. Fossino. Era questo? Sì. Giuro ragazzi, sono andato completamente a caso. Cioè, ho avuto il pensiero che d'istinto sarei corso di sopra, ma a memoria di quel dungeon dove i primi muri invisibili li avevamo trovati qui, sono andato sprombattuto. One time in life. Ah, ok, anche l'altro funzionava, quindi non è che ho fatto chissà quale. Non ho azzeccato chissà quale muro. Ho avuto il becco di provarci e basta. Vabbè, questi no, però. Ok, quindi parzialmente ci siamo semplificati la vita, parzialmente. Questi grandi non credo. Oh, buon livello. Ok, non credo, eh. Potrei usare il sigillo, aver vita breve, ma poi. Vita breve, sì, certo. Oggi ho deciso di non stare bene, non vogliatemene, eh. Non credo sia già questa quella che apre la porta. No. Questo attiva qualcosa e basta. Salve! Buongiorno. No. Aspetta, che non credo. Sì, ok, sì. Eh no, eh no, eh no, eh no, non ho gradito, eh. Ma che cazzarola.
ok, ma se io questa leva la ritiro, cosa mi sono perso? Cioè, non credo proprio che questa leva... Aspetta. Ah, ok. Quindi? Abbiamo spostato indietro solo questo. Questo ci permette di entrare da qui, ma... devo semplicemente andare da lì sotto, abbiamo aperto un passaggio, niente di che. Va bene. Quindi vado di lì e buonanotte al secchio. Lo so che è una pessima idea, Lo so. Vabbè, almeno ero cosciente che fosse una pessima idea. In realtà no, lo rifarò. E voi direte, perché? Ve lo spiego fra un attimo. Silver, non c'è una spiegazione logica. C'è. Fermo restando che ora sia in grado di ritornare esattamente dove. Perché non sono più sicuro di niente, non mi capisco più nemmeno io da solo. Ok. Che cazzarola, ma ti odio. Sta lì buono un momento. Ricordiamoci che poi io sì, il super power, ma ho anche i danni aumentati, È sempre bello far fuori una pizzicottina. Niente, va bene. Ora Silver ce lo spieghi. Sì, non mi ricordavo quante rune davano e volevo calcolare se mi valeva la pena come zona di farming, perché vedete siamo intorno al sessantello mila, non è male. Ok, quindi mi seguo giusto per ripristinare, perché tanto qua non avevamo ripulito una mazza e oltretutto essendo morti ci siamo persi tutti i vantaggi del mondo, quindi ciccia and pasticcia. Dunque, qui c'erano gli schifi. Ma non erano quattro l'altra volta. Ha una sua certa comodità la cosa. Quanto fanno schifo sti cosi.
Andiamo di ruzzolismi tattici, anche se queste stanze difficilmente hanno muri invisibili, così visibili. L'unico che mi poteva sembrare era questo, ma non è, quindi ciccia. Andiamo a vedere cosa ci aspetta. Quale nefaste nefandezze. Bellissimo che come individui una stanza c'è sempre una via laterale che... Bellini che siete però, eh. Grazie, ben gentile. Quello è incendiario ma non muore. Sì, muore. Cioè muore. Ci rimane male più che morire. Vediamo un pochino l'effetto che... No, non ha il minimo effetto su di loro. Ok, se li sminchi tu non esplodono e questa è già una cosa bella. Sono bellini perché sono, voi non ve ne rendete probabilmente conto, ma sono comodissimi per i picnic, barbecue and simile. Ma questa figura che qua sotto troviamo con così tanta facilità, non mi ricorda quei saggi arborei e citrullosi. Questa è una figura tutta nuova. Non riesco a capire se la mano quella dietro sia bendato via dicendo. Vedremo un pochino cosa ci rappresenti. Allora, in realtà potremmo sia provare a correre che no, però... Allora, nella speranza che non ci serva... No, aspetta un attimo, Scusate, non voglio sprecare queste. Sì, le avrei sprecate fino adesso, va bene, una volta che non le devo sprecare consapevolmente. Non è arrivata a destinazione? Sì, è arrivata a destination. Ok, lì si sale, quindi si può stare un filino più... Porco schifo. Molto schifo. Cioè, è riuscito a cambiare il colore interno del muro col suo senso di sbratto e col suo qualunquismo occipitale. Scusi se approfitto, ma obliterandola così ottengo più... Ok. Ok. In realtà potrei provare a salire tramite questo.
sbalorditivo, oserei dire. Mi dimentico sempre, è scomodissimo impugnare le armi a due mani, veramente. Certo. Pareva bello, eh. Quindi quello che per me poteva sembrare un'ancora di salvezza in realtà è un dito nel culacchio. Qua c'è un sacco di parentela con Godwin o robe simili, giusto? Talismano scaglia del crogiolo. E quindi c'è il crogiolo di mezzo con queste creature deformi. Chissà se sono state buttate dentro e hanno fatto mischia mischia o se nascono da lì o eccetera eccetera eccetera. Quindi quella teoria che avevo paventato potrebbe non essere del tutto sbagliata. Allora, leggiamolo. Talismano ricavato da una scaglia che riproduce le sembianze di diverse creature. Mischia mischia. Sembra sia l'escrescenza di un corpo umano risalente a un lontano passato. Riduce i danni subiti dai colpi critici. Traccia del crogiolo della vita primordiale. Questa forma di involuzione era un tempo assimilata al divino, ma con il progredire della civiltà viene sempre più disprezzata per la sua natura impura. Involuzione, quindi si viene riassorbiti e mischia mischia. Ok, si va all'indietro, fico. Involuzione, regressione. Curiosa com'è. È il nodo del crogiolo. Ah, ecco perché avevo questa sensazione. Però è più strano questo con i colpi alla testa, pensandoci bene. Quindi il crogiolo è più difensivo che offensivo. Ah, grazie. Pensa a te, bastava calpurniarlo. Non mi piace. Marciti o carbonizzati? Non mi fido manco delle statue. E sarebbe stato più saggio fare il giro largo, però vabbè. No. Vabbè, possiamo sfruttare la scala, dai. Gli ciondola il testolone. Mannaia del presagio, già l'avevamo? In tutto questo guazzabuglio di roba? Sì. Sì. E anche questa non è male, eh. Rientra negli spadoni, ma mi ispira di più quell'altra. Non so più di cattivi. Perché aveva una base di danni mostruosa e me l'ero spippolata un pochino off screen e mi sono detto, ma sai che ora se troviamo l'interruttore e dovremmo esserci, no, no, beh, chiaramente qua c'è un muro invisibile, dai. Orsù. Vabbè, ho lo scopo del provare il sigillo di Mog.
perché non abbiamo la certezza che faccia la stessa cosa di quell'altro. Scappa lì, ciuccia ciuccia. È il ballo del ciuccia ciuccia. Allora, cosa ci dobbiamo aspettare lì sotto? Schifo. Schifo, sbrato, smerdo anche, eh. Smerdo dovrebbe essercene in gran quantità. Sì, lo smerdo non manca mai, dai. No, 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 non ci siamo, ragazzi, non ci siamo. Volevo fare un'altra cosa io. No, non si muore così, non si muore così, Silver, sei un idiota. Era molto meglio il pestone, fra l'altro ne approfitto per bere perché veramente mi sto disidratando. Che bella invenzione l'acquetta fresca. Ah, non c'avete idea di che goduria, sì ce l'avete anche voi che idea, l'idea dell'acquetta fresca, che bella goduria che sia. Ok, allora, poco gli spiritosi perché veramente ne avevamo tante di rune, eh. Ok. Vai. Sono stronzi perché sono lenti nell'incedere, ma poi a un certo punto si ricorda di essere degli emeriti figli di, e quindi allora dai, cerchiamo di far veloce, non troppo veloce, dobbiamo accendere la luce, eh. Allora tu adesso non ci servi più. Qui sì, qui c'era servilismo. Perfetto. Sempre una bella coturia, se riesci a... No. Per assurdo, vista la scelta stilistica che abbiamo avuto del nostro personaggio, che è molto pugilatore, è ottimo che non abbia... No. Ok. Che non faccia danni tremebondi e basta, perché comunque sia ci permette... Che mira del cacchio. Quanto sei flambé? Bella sta cosa, mi piace. Allora, dicevamo, qui era dove non ci piaceva. Beh, non siamo molto distanti, dai. Facciamo così e prendiamo un film più larga. Che palle quando non ti entra. E vabbè. Mi sono perso tutti i recuperi energetici possibili. Vaffan and Puccio di Secchions. Ok, quindi qui nello smerdo mi conveniva di più. Magari mi conviene saltare direttamente zona rune, eh. Zona runella del parpasauro. Ok.
Poi questo uccello, bravo, così, 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 così hai senso. Ok, slida, fai vedere quanto sei sgusci, sgusci. Oh, così sì che sbarlusci. Stun, ecco, magari ecco nel sederone. Vedi che, vedi che, vedi che così hai senso. Cioè, perché buttare dentro sanguinamento a sto schifo fa sempre un certo senso, eh. Oh, bene. Evviva. 78. Teniamo pronto anche la pozza, perché non mi va di far la fine del cane Mustafa. Ma non è la stessa stanza. Perché non mi piace sta cosa? Perché ho l'impressione che avremo brutte sorprese. Ah, scusa, eh. Perché non soffia più fuoco? Ok. E di là invece? Cioè, sembra costruito in maniera speculare. E c'è la porta aperta. No! Ma dove si esce allora? Non si esce. Vuoi vedere che la porta chiusa di là è una via d'uscita? Prima di buttarci dentro di qua finisco di il giretto di là, allora, chiaramente. Magari non sputando fuoco non funziona e non ti riporta di sopra. Che bello! Ecco, a me, guardate, le strutture dei dungeon, non tutti, eh. Non tutti. Ecco, però adesso spari. E poi? Eh no, ma io non mi fido, eh. Cosa tiriamo giù? Niente. Allora, qui abbiamo detto che c'era una scala statua. La struttura è identica. Fighissimo comunque. Bello, mi piace. Qui però non c'è nessuno. No, Oh, demonietto. Il demonio del demonio. Quindi qua potrebbero esserci addirittura due boss. Poi vi spiego perché questo ragionamento, perché a me sembrava una leva di averla vista. Questo ci ricorda molto qualcosa. Addirittura. Quanto cacchio si scende in questo posto? Allora, aspetta un attimo, perché non voglio perdermi vivi da nessuna parte. Allora, qua è una truffa, non bisogna scendere perché qua si casca di sotto. Ok. Questo l'abbiamo ottenuto salendo.
però prima di salire allora andiamo a vedere il lato di là, perché non sappiamo se c'è una prosecuzione o meno qua dove c'è la statua. Che casino, fico ma casino, eh. Queste di Cestus mi piacciono tantissimo, veramente. Ancora un 8. E due bestioni. Vediamo se... Ok. No, questa non è una buona notizia. Aspetta un attimo. Calma. Con calma, ma neanche troppa, eh. Ok. Lei stia di buono, perché mi serve il suo di dietro. Avrei potuto fare di meglio, lo so, soprattutto perché adesso mi viene complicato con questo grosso. Ah no, questo è morto. Ti pesto il dereculo. Sei stato ucciso dal tuo compare o? E quindi questo ci ributta sopra la stanza di là, quella che avevamo già ripulito? Solo che se salti di sotto poi te ne penti perché ti devi rifare tutto il giro, anche se in realtà una volta che abbiamo scofanato tutto mi sembra abbastanza ovvio, però lo faremo lo stesso perché d'altronde le cose vanno sapute e provate con certezza. Quindi no, non c'era nessun interruttore. Boh, vediamo. No. Non è il medesimo. No, non è il medesimo. Oddio. Che casino è sto posto? E voi mi fate recuperare un po' di mana. Vabbè. Funchi. Quante vie ha questo posto? Che casino, casino, casino. Sento rumori di passi umidici e fedenziosi. No, comunque posso dirlo, vabbè, mi sta piacendo tantissimo sta cosa.
Salve. Venga, venga. Con Vallaria 9, tanta roba. Adesso però mi devo riordinare le idee per decidere dove cacchio andare, perché mamma mia, figo però, veramente veramente figo. Ah, ok, bene. Questo era quello che avevamo già ripulito, ma il primo o il secondo? Forse il secondo, ok. Quindi se qua c'è il gigantone addormentato, sì, perfetto. Sì, perfetto. Ok, quindi controlliamo, per puro scrupolo. Sì, dovrebbe essere esattamente quello dove siamo saltati adesso. Perfetto, allora possiamo andare dove c'è la porta aperta. Non ci sono veri e propri interruttori. Che bel dungeon ingannatore. Quindi era su di lì, vero? Oddio, memoria, aiutami. Qui e poi a destra. Scusate, non per sfiducia, ma... Poi mi sono sempre chiesto che senso abbia mettere 200 statue dello stesso tizio nello stesso posto. Ok. Bene. Adesso scendiamo e poi andremo a vedere un po' la porta aperta, che è più facilmente raggiungibile dal principio. Questo coso qua è enorme. Dovessi disegnarne una mappa realmente, non saprei da che parte cominciare. Ah no, c'era la leva. C'era e come? Mi era sembrato d'aver visto. Non me l'ero sognata. È che sono diventati talmente tanti pozzuoli lì. Allora, io direi di andare in primis a vedere cosa ci aspetta nella prima. No, scusate, nella seconda porta. Allora, no, aspetta, qua sto tornando indietro, vero? No, giusto, stavo andando giusto! Incredible! Incredible! Just incredible! Però aspetta, aspetta, aspetta. Silver, che sta a fa'? Vai a rischiare le terghe al dondolino per cosa? Ce lo so io per cosa? Mana gratis! E funghi, mana gratis e funghi. Ma che brutto rumore che fanno sti tizi. Vai, aggradami. Bravo, 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 bravo. Vai, 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 vai. Vai. Ok. Vai così. Perfetto.
perché con me lo sapete che non si può mai stare tranquilli fino in fondo, perché io fino in fondo filo e fondo. Ok, si saltava sotto di qui e poi una era di qui, giusto? Vabbè, tanta roba. Ah, non ha cosa? Ma non ci credo neanche se è vero. Grande. Ma lui oppone resistenza. No, fermo. Che cazzo di palle, quando fai così ti odio. Quando si inginocchia e si imbibina così, veramente è odioso. No, ma che fai? Non muori? Scusa, ma se tu non muori io mi offendo, eh. Silver, fai poco il cretino, c'hai 91.000 rune in tasca. Sì, ma potrei anche riuscire a portarle a casa se lui è uno normale e non sorgono tutti i morti del creato. Bene, apprezzo molto le rune auree. Perché non si può salire più di così? Sarebbe stato fighissimo. Presente tipo la culla del caos? Sei nella culla del caos. Ok, quindi avendo fatto anche questo noi possiamo in realtà tornare all'ingresso. Però dobbiamo farlo a piotte perché... Dobbiamo farlo a piotte perché da queste parti... non gradiscono. Sento ancora il rumore di passetti nonostante mi sa che abbiamo ripulito tutto, eh. Andiamo. Curva. Ok. Forse il modo più veloce sarebbe suicidarsi col fuoco, pensa un po'. Pensa un po', mi ha detto un brosper. Ma sai che sì? Faccio prima a far così? Non dirmi che non spruzzi più, eh. Dai! Muoviti, grande! Pensa se nei dungeon non funzionano le pozze! Le matte risate! Veramente sarei isterico! Ah, che meraviglia! Quindi siamo respawnati davanti alla porta, con tutte le rune in tasca! Tac! A zero sbatti! Tattica, ragazzi, tattica! Ah, che bello. Ti mi fa ridere perché vabbè. Allora. Ma scusa un attimo. Cosa? 30 20 25 30 25 25 20 20. Scusa. 35, 21, 30, 35, 30, 25, 20, 21. Non è uguale. Cioè 20, 21, c'è un 21 qua, mente è 21. Ah,
Ok, perfetto. Quindi quando tu livelli non ti segna il livello dove vai con eventuali bonus, ti segna quello base, ok, ottimo. Ora è più chiaro, non mi tornava, non mi sembrava vero di aver co tutto così pareggiato perfettamente, anche se in realtà l'avevamo fatta. Minchiazza, and spupazzaggine. No, Fede 21. Fede 21 perché c'era quella coccolosissima spadella peruviana, quattro salti in spadella lì, quella che pesa un casino, questa, possiamo permettercela, adesso voglio provare a vedere l'effetto che fa. Togliamo l'arco, togliamo momentaneamente questi. Sì, ci siamo. Fa schifissimo! Dai! Cosa? Aragostide! Però non stunna, meno male. E ciuccia pozzisce però. Guarda che range che ha sta roba. Cioè, se questo la tiri su di livello diventa devastante. Silver, non puoi andare avanti a Weapon Art. Why not? Why not? Ma scusa un attimo. Fiamma del ghermitore. Aspetta. Solleva la spada sacra per ammantarla di fiamme e blasfeme, quindi abbassala per scagliare un colpo. Assorbi i punti di vita nemici che entra in contatto con le fiamme. Oh! Oh! Ti ripristina anche la vita! Certo, mi ero dimenticato di questa peculiarità del ciucciavita anche con i colpi normali. Col colpo questo sì, ma con i colpi normali non me lo ricordavo. Oh! Cioè, con i colpi normali, con le morti normali. Figherrimo! Brian è figherrimo proprio. Beh, devo cominciare a ripulire di tutte quelle armi che non voglio usare. Allora, qui avevamo la spada di Shantaratrina. La Shantaratrina, eccola qua. Una etrina, la Shantaratrina. Magari ci sediamo così in scioltezza. Perfetto. Mi piace. Carini e palloccolosi. Vediamo un po' con chi abbiamo a che fare. Esgar, sacerdote del sangue. Cos'è sta cosa che mi ha lanciato brulicante? Tu sei Pyramided, dillo. Prezzo che non si stunna, forse avrei usato meglio il pestone glaciale qua. Ah.
Bello però, dinamico, mi ha ricordato altre cose bloodboardiane. Giubilo del signore del sangue. What? Allora, aspetta un attimo prima che mi dimentico. Grazie. Grazie. Talismano del giubilo del signore del sangue. Ale, che gioia. Non è qua. Se giù. Credo che sia un talismano, perché a sto punto, eccolo qua. Incrementa la potenza d'attacco in prossimità di sanguinamento. Ma in prossimità di sanguinamento? Oh. Quindi quando tu infliggi sanguinamento, offri al tuo signore il sangue che merita, intridi la dimora del suo consorte, soddisfa la brana del suo boccio, il suo risveglio preannuncerà l'alba della nostra dinastia. Quindi se tu metti una di quelle spade col sangue in giro, ma di quanto lo incrementa? Vabbè, io non sono dedito al sanguinamento, ma che figo. Quindi abbiamo completato pure sto dungeon. Però le sfognazze qua avevano altro da offrirci. Aspetta che ci sediamo sempre. Quanta roba ancora si può vedere da queste schifo di parti. Allora, di là non mi pare che vi fossero uscite. No, fermo. Non mi sembra. Non mi sembra affatto. Catacombe. Vabbè, facciamo un paio di giri perché non mi ricordo più come si chiamano i posti. Intanto sorseggio anche un po' d'acqua, anche se siamo a fine video. Ah, ok. Si chiama in maniera diversa. Va bene. Allora noi dobbiamo andare di qua. Dobbiamo controllare se abbiamo fatto tutto. Allora, lì abbiamo aperto una e due. Di là. Ma c'è ancora il su. Come cavolo si arriva su? Scusa, sta buono un attimo te. Non volermene. Anzi, in realtà è proprio con voi che potrei provare la spada blasfemica. Che è di qui che si può entrare dalle catacombe. Perché mi fa entrare di qui? Che cavolo di shortcut era questa? Mi incuriosisce la cosa, eh. Però voglio anche provare questa spaduncola qui e vedere un pochino l'effetto che fa.
Un cazzoso ragazzo, eh. Bene, bene, bene. Giusto, la giusta fine che deve fare uno che sta sperimentando una spada nuova. E non mi voglio arrendere, magari addirittura farò qualche provino a scrivere senza muovermi da qui, giusto per imparare a destreggiarmi in sta cosa. Silver, sai che potresti perdere tutte quelle rune? Sì. Mi sembra di aver assorbito una gran quantità di punti vita, eh. Li assorbiamo quando si consuma il nemico con le fiammole. Questo continua a fare un male bestia. È bellissimo perché in effetti no, ti recupera qualcosa, ok? Quindi se tu backstabi fai roba brutta. Se backstabi fai roba brutta. Scusa, ma dai. Ti rende molto lento la cosa. Io qui continuo ad avere il problema del non capire dove cazzo allora dovevo dannare. Sì, lo so che non è un'idea splendida, eh. Quei demonietti che sono veloci non è un'idea splendida. Ma da su devo provare ad andare di là per forza. Allora no, non è di qua la cosa sensata da farsi. Eia, salve, qual piacere trovarla qui. Vabbè, Luchadores, mi sa che ci dobbiamo salutare mentre combatto perché è finito il tempo. Ok, alla prossima. Ciao ciao.